intero di altissima qualità di mucca, una consistenza tenera e dolce che sprigiona al palato tutto il profumo dei prati della Val di Sole. Una tecnica di produzione antica e rigorosa fanno del Casolette un formaggio d'eccellenza, tutelato dal presidio Slow Food e protagonista sulle tavole trentine. Un tempo si realizzava solo in autunno, quando le mandrie erano già scese dagli alpeggi e le mungiture giornaliere erano scarse. Era dunque il formaggio di casa per antonomasia, da consumare prevalentemente in famiglia nei lunghi mesi invernali. Oggi lo si può acquistare presso piccoli produttori o caseifici comprensoriali, veri gioielli nascosti tra le viuzze dei paesini, incastonati tra le valli e avvolti dai profumi dei formaggi di Malga. Il formaggio per eccellenza della Val di Sole. Viene scaldato il latte, viene scaldato a 36-37 centigradi, viene aggiunto del latte innesto e del caglio. Dopo un 20 minuti la cagliata viene tagliata, la cagliata si taglia a pezzettini come una noce, e quando è, poi si agita e si mescola finché si asciuga. Dopodiché si toglie, si mette negli stampi, il giorno successivo va in salamoia e dopo viene messo in cella un 20 giorni, un mese. Le tavole delle valli, tra stelle Michelin e chiocciole Slow Food, presentano una ricchezza enogastronomica invidiabile e attestano che la ristorazione trentina ha raggiunto ormai livelli di eccellenza. Protagonisti di antipasti e preparazioni gourmet sono i formaggi, nelle loro mille declinazioni. Abbiamo il casolet di mucca, il casolet di capra, che è questo qua. Dopo abbiamo del misto mucca e capra, che è questo. Dopo abbiamo del fegaes di mucca e dopo abbiamo del formagel di capra, eccolo qua. Dopo l'estate facciamo del cacio ricotta di capra, che è questo, o della ricotta fresca. Nei ristoranti, nelle osterie tipiche, che si crea il clima, l'alchimia ideale per assaporare pietanze che raccontano il territorio. I canederli, gli strangolapreti, l'orzotto e i ravioloni, perfetti con la ricotta affumicata. Numerosi sono i paesini che punteggiano la valle e si caratterizzano per la piccola dimensione territoriale, la poca popolazione e chiari elementi urbanistici e rurali come le numerose e fresche fontane, nonché i fienili e i rustici, con il basamento e muratura e imponenti sovrastrutture in legno. Immersi nel verde a pochi passi dal bosco, i piccoli borghi sono l'ideale punto di partenza per incantevoli passeggiate, in simbiosi con la natura e per conoscere da vicino l'autentica vita della gente di montagna. Una vera slow life, per assaporare meglio la vita e lasciare l'ansia e lo stress in città.